tesoro. Ciao, benvenuta. Benvenuta, come stai? Si avvicina la tua laurea, vero? Sei venuta qui da me per farti truccare? Benissimo, ho tutto pronto, ti aspettavo. Ti metto subito un po' di balsamo labbra, quello che ho io, lucido, rosa, lo so che ti piace la rosa, Shine Pearl. Sì, oggi c'è un po' di sole, un po' di nuvole. È un tempo strano. Sì, scusa il computer, ma c'è mio marito che sta trafficando. Sì, sei venuto a trovarmi a casa mia, quindi sai. Noi sembriamo una centrale, siamo sempre tutti connessi, siamo sempre tutti tecnologici. Passami il tempo. Come stai? Tutto bene? Ti vedo felice, allegra. Ok. Questo lo devo ricomprare, lo uso anch'io. È lucido. Rosa lucido, carino. Se vuoi accendo la luce. Se è troppo buio. C'è ancora il sole, ma mi sono messa in questo angoletto della casa un po' più tranquillo. Questo idrata parecchio e poi illumina anche le labbra. Vedi come sono rosa lucide le mie. Allora, la tua laurea. Sei pronta? Come ti vestirai? Di blu. Wow. Con i glitter. Bellissimo. Quindi stavo pensando. Sai già come vorresti essere truccata quel giorno? Visto che il vestito è molto eccentrico, molto particolare. Un trucco semplice. Tanto mascara, rossetto rosso. No, meglio rosa. Perfetto. Un rossetto che però duri tanto, visto che dovrai baciare tanta gente, tante persone quel giorno. Ma vengono anche i tuoi genitori, ovvio, vero? Immagino di sì. Il tuo fidanzato? Come state? Insieme andate d'accordo? Sai che sono curiosa. Ok, allora ti faccio vedere due palette, anzi tre, che vorrei usare su di te oggi e mi dici quale preferisci. Quasi tutte della Kiko, sì. Ha delle palette bellissime la Kiko. Questa Smart Cult Eyeshadow Palette 01. E ha questi colori prettamente autunnali, se te lo devo dire. Un mega specchio e questi sono i colori. Magari potremmo usare questo rosa come base sulla palpebra mobile. O magari, aspetta, questo bianco. Questo bianco panna. E poi questo rosa, visto che già il vestito è bello acceso. Bello acceso, bello colorato. Ci va un trucco nude. Ci va un trucco nude. Ci va un trucco nude, dicevo. Quindi, magari questi due colori. O anche questo terzo colore, viola, mi piace. Sì, sono molto chiare, ti faccio uno swatch. Ah, questo sì. È molto molto chiaro, vedi? Ti faccio uno swatch, guarda. Vedi che è un viola, ma è molto chiaro. Sì, è rosa, è anche molto chiaro. Vedi? Sono molto scriventi, però. Molto molto scriventi. Il primo è ovvio che è molto più chiaro degli altri. Questo è un bianco. Vedi, guarda. Sono tre colori molto scriventi, assolutamente sì. Quindi ho questi tre colori, questa palette così, questo mega specchio, oppure questa palette, molto da college, tu che ti devi laureare tra poco. Bello il tapping su queste palette, bellissimo. Sì, il tapping è questo. Tamburellare delle unghie, anche se ho le unghie corte.
Shadow Palette 01 Lovely Naturals. Ed è a scatto, anche il suo pennellino dentro. Guarda, è a scatto. È bellissima, è anche comoda da portare in viaggio. Se vuoi, poi dipende quale palette vuoi usare, vuoi che ti uso oggi per truccarti. Però questa ha dei colori più terreni, naturali, un po' più scuri, a parte questi tre. Thank you.
rossetto rosso, questa qui va bene. Io ti lascio tutto qui nella pochette, che la devo. Tutta luccicosa, guarda. Va bene anche per Capodanno. E poi tu decidi se usare quello che c'è qui dentro, cioè il rossetto rosso. Il mascara nero lo usi perché te lo metto. La matita rossa, l'eyeliner, la matita eyeliner, oppure se non usare niente di quello che c'è lì dentro, a parte il mascara e il pennello per ritoccare, ok? Allora, perfetto, io non sono truccata sugli occhi perché mi bruciano stamattina. Inizio a truccarti, metto prima il bianco di questa palette e poi il rosa e basta, il viola lo mettiamo un'altra volta, non voglio fare troppi colori. Sulla palpebra mobile, guarda che bella che sei, già struccata anche, stai benissimo. Poi è un rosa talmente chiaro questo che non dà nessun fastidio proprio, guarda, sei una meraviglia. Eh sì, è uno dei giorni più belli della vita, la laurea. Ok, quindi abbiamo usato questi due colori, questo, quello lì rosa. Poi ti guardi dopo. Ok. Voilà, questo te lo porti, ok? Tanto è pulito. Adesso poi te lo passo sotto l'acqua. Te lo pulisco bene. A doppia punta, è fantastico. Voilà. Adesso mascara, assolutamente. Te l'ho messo qui. Mascara questo nero, 24 ore. Absolute. Massimo volume, extra. È un po' cicciottello. Bombato. Sì. Guarda che carino. Ha un packaging molto molto cicciotto. Sì. Guarda su. Sarai bellissima tesoro, ma figurati. Stupenda, uno zuccherino. Uno zuccherino. Questo l'ho comprato sì anche per me, ma non è che mi faccia impazzire, lo metto più sulle mie amiche. Come su di te, a me non piacciono i mascara troppo ciccioni. Ok, poi anche la matita per gli occhi, mettiamo anche l'eyeliner. Per me sei perfetta anche senza eyeliner, senza troppe cose, certo. Guarda che packaging strano, molto particolare, vedi? È un po' avvitato, sì. Il packaging è carino, però non mi fa impazzire l'effetto. Su di te è bellissimo. Rossetto o lip gloss. Adesso io ti metto un lip gloss, poi tu ti porti il rossetto, tanto ce l'hai un rossetto rosa chiaro. Perfetto. Ok, io ti consiglio rossetti rosa che durino. Questo qui è un lip gloss, ma è solo una prova, quella di oggi. Poi per sabato ti trucchi da sola o vengo io a truccarti al mattino prima che vai a laurearti a prendere il tuo diploma di laurea. Questo è il lip gloss della Essence Matte 03 Girl of Today, bellissimo. L'hai già visto su di me perché lo metto sempre quando ci vediamo. Fai così. Vedi che è un rosa chiaro ed è bellissimo sulle labbra, stupendo. No, non secca le labbra perché è un lip gloss, ma tu quel giorno metti un rossetto rosa che duri, che sia magari un po' matte, un po' opaco. Si stampi quando baci la gente, mi raccomando. Questo me lo metto anch'io, guarda che bello, è stupendo. È un rosa un po' scuro, ma è meraviglioso. Sì, io lo metto.
messo male, senza specchio, però è bellissimo. Rilassati, questo te lo puoi portare. Certo, poi se non ne hai altri metti questo, ma se trovi un altro rossetto nella tua collezione, rosa, che sia matte, che duri, che non si stampi quando baci le persone, è meglio, sicuramente meglio. E almeno sei tranquilla, questo è rosa, bellissimo. Vedi che bello. Specchio, adesso abbiamo finito. Sei fantastica, tesoro, una meraviglia. Sì, non ti metto blush, non ti ho messo fondotinta, niente. Perché sei già perfetta così di tuo. Sei già una bambolina. Sei già bellissima.